Ciafazzi. No, Ciafazzi ancora. Vedo un entusiasmo della Madonna proprio. Mamma mia, qua proprio una corsia della casa del sollievo della sofferenza. Ma che cazzo vi siete mangiati oggi? Ma pure qua, voglio, ma siete sotto anestesia qua. Cioè viene il papi a caso lì e questa è l'accoglienza, ma me ne vado allora. Segniamo l'accoglienza perché era quella proprio di caso, come fa a caso? Ma vabbè. Politica, perché tra nord e sud i politici cambiano. Cioè in che senso? Non sono tutti uguali. Per esempio, io a Milano, per esempio, ho notato che i politici hanno tutti i cognomi in accrescitivo. Tutto Uni, Berlusconi, Maroni, uno da qua e uno da qua, Formigoni, tutto Uni. Noi giù al sud siamo tutti sfigati politici. Cirino Pomicino, Iervolino, Bassolino, Bocchino. Che se il parlamentare Bocchino alle scorse elezioni si fosse coalizzato con Ingroia, le capite questo, eh? Vabbè. Allora, un po' possiamo, vabbè, insomma, chiudiamo questa parentesi, prima o poi usciremo anche da questa crisi. Stamattina mi telefono a proposito di tasse, di crisi, mi telefono la fiscalista di prima mattina, qualche giorno fa, la signor Campagna si prepari che il ragioniere gli deve fare il Q, a me perché? No, cosa ha capito? Il CUD, se dico F24, lei che cosa mi risponde? Io affondati, che cazzo è la battaglia navale? Ma no, dico, ha avvisato sua suocera della crescita del PIL? Cazzo, poi c'è il PIL, caro mio! Dice il prodotto interno lordo, poi non ce la vendiamo che ce l'abbiamo tutti, dice, ma dove si nasconde il prodotto interno lordo? Dove si accumula il PIL? Nel culo della Merkel. Lui da Merkel, un mappamondo che deve arrivare. Quando scorreggia, come fa? Spread! Sale, grazie. Vabbè, no. Quindi, facciamoci una ragione. Dovremmo pure uscire da questo buco e prima o poi ce la faremo. Io, il primo giorno che sono andato a Zelig, mi ricordo, era il 2003, e sono arrivato e stava Vanessa. Appena vista, ho detto, piacere, Vanessa incontrata. Ma che piacere, Pino in campagna, che cazzo voglio fare? Oh, se non capite le battute, mo chiamo due carabinieri che me le spiegano. Allora, no, poi io ho sempre voluto fare questo lavoro, fare il comico, il lavoro è difficile, è un mestiere mica da ridere, fare il comico. Anche perché oggi è diventato difficile far ridere, perché i grandi comici non ci sono più, Totò non c'è più. Charlot non c'è più e neanche io mi sento molto bene, diciamo la verità. Allora, quindi, per cui io da piccolo dicevo, mamma, io da grande vorrei fare il comico. E mamma diceva, che hai fatto? Oh, un comico. Come fai di cognome? E che io, campagna. A Zappalate, a Riaci. Poi di là ho fatto il militare a 20 anni, sempre in Puglia. Feci il militare nei gruppi specializzati dei paracadutisti. Ad Alberobello, atterrava di culo sui trulli, atterrava. Dico, meno male, perché se l'avessi fatto in Egitto con le piramidi stavo rondando. E quindi, voglio dire, insomma, sono un ragazzo fortunato. Ma state facendo un applauso, no? Che ci credo. Mamma, non mi convinci. Gli applausi mi fanno, si devono fare come Cristo Comando. Facciamo un applauso di quelli, no? Del vostro paese, che è bello. Fatemi fare un complimento. Il posto del Cianebbi pure qua, che cazzo sta qua? Cianebbi pure qua. No, perché a Milano c'era contante con la nebbia l'altro giorno che ho soffiato il naso a un'altra persona. E gli dico, ma questa non è, di che cazzo è sta qua? Perché tu vuoi mettere come si soffia il naso uno a Milano e come si soffia il naso uno a caso lì, in Saccia, a Termoli o nel sud? No, a Milano quando soffri il naso hanno una certa eleganza, no? Hanno un certo charme, hanno una certa finezza, te hanno fatto tutto pulitissimo, sono tutti nel briefing, tu parlavo, fanno un cazzo a mattina, certo uno deve fare un'operazione brutta di scaccolamento ed è brutta, quindi vuole la sua privacy e si decentra, dice chiedo scusa, quindi passa così, si mette qua,
quando vede che non c'è nessuno si soffia il naso e fa così a frutto. Il Tarzanello, dove cazzo sta il Tarzanello? Non c'è, è una magia di Harry Potter, niente di qua e niente di qua, è scomparso. Uno a caso lì a pescare a Foggia, quando si soffia il naso non te lo faccio letto, te la mappina della cucina, perché qua è tutta una filosofia di vita. Il meridionale si concentra, è un'operazione come come per il giapponese bere il sake, come per un marocchino mangiare il kebab. Cioè così, prende la posizione, comincia a palleggiare, per far prendere aria alla bestia, davanti, si deve sollevare 3 metri sopra il cielo. Quando vedo un fazzoletto, comincia a palleggiare, guarda e ride come uno scemo, perché presagisce la bomba che deve cacciare. E ride. Poi alza gli occhi e si accorge che davanti a lui non c'è nessuno e si deprime. Perché? Perché lui per soffiarsi non si vola a gente. Differentemente dal milanese che ci distacca, no, questa vola a gente. Cosa fa per attirare l'attenzione della gente? Per una sciusciata di naso? Carica la canna. Quindi sentono, è tutto a ridere. Si mettono come mangiafuoco, così. State! E la faccio vedere! Ecco perché dico, il meridione, siamo un'altra razza, grazie. Vabbè, ma questo. Non applaudite troppo forte, se no si sveglia dal coma qua. Continuate a dormire, poi alla fine venite a quello ospedale. Quindi per cui voglio dire, oggi, insomma, stavo dicendo che c'è il 40% dei disoccupati, è un argomento molto serio, ragazzi, non sto scherzando. Il 40% della disoccupazione è in Italia. Io ho voluto affrontare questo argomento stando a Milano, ho fatto una differenza per vedere dov'è questo problema tra nord e sud. Ho fermato 3 ragazzi a Milano, milanesi, e ho fermato 3 ragazzi giù al mio paese, a Foggia, e ho posto a loro 6 la stessa domanda: voi 3 cosa fate nella vita? Ho fermato questi 3 ragazzi a Milano, perché a Milano mi sono qua, no, a Milano sono fattito, tutto, ok, schmitt, non è così. Dice, ma perché cammina così? La nebbia gli ricoglionisce il cervello e fa la zando qua. Tu fermato, mi dice, voi 3 cosa fate nella vita? Il primo fa, niente, mi culo a fabbrichetta, tu. E quanti anni hai? 18. Cioè, come mai c'è la fabbrichetta? Me l'ha data il mio papi. E cazzo, che culo però. Capitassa uno da Vezzano sto fatto. Cioè, e tu che fai? Niente, sto laureando in ingegneria nucleare. Quanti anni hai? 14. Che sei un figlio d'Einstein? Avevi i capelli bianchi, ero il terzo con biberon dalla Chicco su un libro di. Stava dando sul seggiolone, 3 anni, stava dando un esame in giurisprudenza. Una cosa pazzesca, sono dal mio paese, ho fermato 3 ragazzi, uguali identici. La scena è questa, un primo, davanti al palo del semaforo appoggiato, con la mano alla bracchetta, sì, il cervello in sciopero, assorto per i fatti suoi, un altro seduto su una cassa di birra che trincava la birra, e il terzo stravaccato a terra, con la panza sola, così, ah! Io li guardo e dico, ma sai che poi fa? Nella vita si tre, ma glielo domando, voi 3 che fate nella vita? Tu, che sei qua al semaforo, che fai nella vita? Questo qua dice, a me che so cazzo tu. Ho fatto la domanda, puoi rispondere elegantemente? Io pure la vita, perché poi giù noi gesticoliamo, cioè non è che. Noi, guarda, il corpo, guarda, io gesticolo, tutto il corpo che si muove, guardate, per la Puglia per esempio, il Gargano, va bene, le Murge, il Salento, guarda. Cioè, ti interessa soltanto il sesso a te, insomma. No, perché, cioè, noi gesticoliamo, parliamo con le mani, un paese come questo, poi se stai zitto, lo capisci, che buono, rafforzativo, che cazzo. Cioè ti arriva comunque, capisci? Cioè anche se gesticoliamo, noi gesticoliamo con le mani, voi pensate che la Macarena sia un ballo latinoamericano nato a Santo Domingo o nel Sud America e l'abbiamo importato qui in Italia? No, la Macarena è meridionale, da Pescara in giù è nata, perché ogni passo della Macarena ha un significato gestuale per il Sud. Guardate, questa è, ecco, sia Macarena o no? È questa, è ogni gesto ha un significato. Giù al sud, sempre sole, vedimi si chiove, facita la carità che stiamo disoccupati. Beh, ma c'è anche la seconda parte, la polizia.
ci facciamo la capa, non teniamo un euro, ci scappa da cacà e la facciamo qua. Allora, quindi anche la gestualità ha un'importanza. È il modo gestuale di dire le cose. Allora, è giusto, i gesticoli, dici, tu che fai nella vita? Secondo te, secondo te, no, dico, secondo te, ci apre la vita, secondo te, dici, che cazzo fai, un vigile urbano, non lo so. Secondo te ci apre la vita, e non lo so, disoccupa! Perché mettono la mano qua per ingigantire il concetto, come se tu fossi sordo e non capisci. Disoccupa! Ho capito, non gridare, disoccupa. Sono cose che possono succedere. E mi succede ogni giorno a me. E il tuo amico, io, aiuta lui. Ah, e tu stravaccato l'andere, che fai? Io fa. Fanno tutto loro, non posso faticare. L'Italia, scusate se vi dico questo, ora cambiamo argomento. Dici, ci mancano i soldi in Italia. Ma i soldi noi li portiamo sempre all'estero. Ma perché portare soldi all'estero? Cioè, io mi domando, l'Italia ha 8.000, non 800, 8.000 chilometri di coste. È il paese più bello del mondo. Io mi domando, dove cazzo andate alle Maldive? Ma perché andate alle Bahamas? Ma dove andate a Formentera? È qua che i soldi ama far sta, in Italia, perché l'Italia è il più bel paese del mondo, ragazzi. Non c'è niente da fare. Siete d'accordo o no? Cioè, perché andare fuori a buttare via i soldi? Sì. Dammi un siamo noi, fratello. Facciamo applaudire questa frase. Vediamo di fare un piccolo coro insieme, dai, per noi. Vediamo, ce l'hai un siamo noi? Dai, sentiamo le mani. Siamo noi, siamo noi. Gli abruzzesi, quelli veri, siamo noi. Gli abruzzesi, quelli veri, siamo noi. Sulle mani, tutta la piazza. Siamo noi, siamo noi. Ok, siamo noi. Grazie, grazie, siete formidabili. Gli abruzzesi sono come i pugliesi. Mo' voglio far vedere come sono. Hanno fraccato la macchina poi. Anche qua si rubano noi. No, le nostre mamme ci insegnavano le filastrocche. Ce n'è una che mi ricordo, che mia madre mi ha sempre cantato da 50 anni. Cioè, quella che diceva, c'era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Volesse conoscere l'architetto di sta casa. Sono 57 anni, ma chi è sto scemo? Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Era la casa di Yuri Casey, camminava con le parallele, camminava. Non si poteva fare la pipì, capito? Con le prostate in giardino fa un PSA, via. Perché? Perché il vasino non c'era lì. Cazzo, ma metto un gesso, ma piscià. Ma era bella, bella da chiesa. Dove? In via dei mari. Numero 0, via dei matti, l'ho messo sul tom tom, via dei matti, numero 0, è scritto, ma vai a cagare. Cioè, mi hanno preso in giro. Perché a casa mia si slogheggiano, nel mio condominio tutti slogheggiano, non c'è più nessuno che parla. Il portinaio, per chiamarmi, non sono più un citofono. Da sopra bacio, il suo cane, mio signore, mi ha cagato nell'androne. Compraci la palettina, oggi mette il pannolone e tutta fa la sciarpata fuori con pannolone, 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 tutta fa la sciarpata. Una cosa, per mia zia viene fuori con una pentola a forma di Champions, l'apre, sciufufa, ho fatto l'involtino, e tutte le comari, c'avete il rosmarino. Mia nonna, 80 anni, arriva, che è successo? No, oggi ho perso la dentiera, sta venendo la cera. Mio nonno viene dall'ufficio postale tutto incazzato nero, un nonno, che è successo? No, e che è successo? Lo sai che mi è successo, c'ho il portone, che è successo? Ma non scippato ancora la pensione. Casa mia sembra San Siro, ciao. Signore e signori, è stato qui con noi questa sera.
a casa di Pino Campagna. Grazie, volevo dirvi, noi siamo del sud, noi abbiamo delle cose che gli altri non hanno in giro. Non voglio fare della retorica o delle sviolinate. Questa è una terra che ha avuto tanti grandi nomi, da Matteotti a Puccini, a Giordano. Sono stati tanti, tanti grandi, a Pirandello. Il sud è il sud e non si deve confondere con nessuno. Perché noi siamo numero uno. Siete un pubblico bellissimo, guardate veramente, ditemi dove vi esibite domani che la venga a vedere. La gioia di una giovane si sarà. Un ringraziamento particolare va innanzitutto al Comitato Feste, un grande applauso per il Comitato, sono stati dei grandi. E poi a due grandi amici, il primo è lì sul palco, lo vedo in un angolo, Aldo Ciavarella! Aldo, fammelo fare un altro saluto a Domenico Sestilli, ci sta anche lui, dai, ma grazie Aldo!